Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di ipertensione e di alcuni alimenti che possiamo introdurre nella nostra alimentazione per cercare di andare a regolare i livelli della pressione nel caso in cui appunto siano eccessivamente alti. L'ipertensione è una patologia molto diffusa nella popolazione, dovuta nella stragrande maggioranza dei casi a un'alimentazione scorretta e anche a degli stili di vita sbagliati, quindi magari si tende a condurre una vita molto sedentaria, quindi si pratica poca attività fisica, oppure si ha una vita molto stressata, quindi sono tutti fattori che possono contribuire all'innalzamento della pressione, oppure l'abuso di alcol, il fumo di sigaretta. Quindi oggi in questo video vi voglio parlare di 6 erbe o spezie che potete tranquillamente utilizzare nella vostra dieta, nella vostra quotidianità, per cercare di ridurre il valore della vostra pressione. Prima di iniziare vi ricordo di lasciarmi un mi piace al video e di iscrivervi al mio canale. Prima sostanza erba di cui vi voglio parlare è il basilico, molto utilizzato nella nostra cucina come erba fresca. Basilico ricco di sostanze antiossidanti, tra cui ricordiamo l'eugenolo. Eugenolo che agisce andando a promuovere il blocco dei canali per il calcio, quindi di conseguenza va a fluidificare il sangue e a rilassare la muscolatura delle nostre arterie, cosa che provoca una riduzione dei livelli della nostra pressione. Altra spezia che potete introdurre nella vostra alimentazione è il prezzemolo. Prezzemolo è un'erba molto utilizzata nella cucina mediterranea, ricca di vitamina C e di carotenoidi, che sono tutte sostanze che vanno ad avere un'azione benefica nei confronti del nostro sistema cardiovascolare, perché hanno sempre lo stesso meccanismo di azione del basilico, quindi blocco dei canali del calcio con conseguente vasodilatazione e rilassamento quindi della muscolatura delle arterie, quindi la pressione arteriosa si abbassa. Inoltre il prezzemolo è in grado anche di andare a ridurre i livelli di LDL, cioè il colesterolo cattivo presente nel sangue, quindi ha un'azione un po' generica di protezione del sistema appunto cardiovascolare. Altra sostanza che non sempre è amata, diciamo, da tante persone, l'aglio. L'aglio molte persone la utilizzano per insaporire gli alimenti, molte altre invece non amano particolarmente il particolare sapore, aroma che comunque l'aglio lascia. Aroma che è dovuto alla presenza all'interno dell'aglio di composti solforosi, che anche in questo caso sono in grado di andare a ridurre i livelli di colesterolo cattivo, quindi di LDL, ma hanno anche un'azione estremamente benefica nei confronti della nostra pressione arteriosa, perché sono in grado di andare a ridurre quindi i livelli della nostra pressione. Addirittura uno studio che ha coinvolto più di 500 individui ha valutato come l'assunzione giornaliera di una quantità di aglio che va dai 500 ai 1400-1500 mg, porti a un abbassamento dei livelli della pressione paragonabile a quelli indotti dall'atenololo, che è uno dei farmaci molto utilizzati appunto per abbassare la pressione arteriosa. Quindi erba molto valida che potete benissimo utilizzare nella vostra dieta. Il timo è un'altra erba che possiamo introdurre perché ha presentato appunto buoni effetti sulla pressione arteriosa. Il timo è un'erba utilizzata sia in cucina per aromatizzare i nostri alimenti, ma soprattutto per la preparazione di tisane, generalmente per anche favorire il rilassamento e favorire il sonno. È utile appunto anche per la pressione, in particolare il principio attivo contenuto nel timo, che è attivo verso questo scopo, è l'acido rosmarinico, che ha molti effetti benefici nell'organismo, va a ridurre gli zuccheri nel sangue, va a ridurre l'infiammazione e inoltre va ad agire con un altro meccanismo rispetto alle erbe che abbiamo visto in precedenza, cioè va a inibire l'enzima ACE. L'enzima ACE è un enzima che praticamente è molto importante per la regolazione della pressione arteriosa all'interno del nostro corpo. Considerate che questo enzima è il
il bersaglio di gran parte dei farmaci che vengono utilizzati appunto per abbassare la pressione. Il timo quindi inibisce l'enzima, di conseguenza provocherà rilassamento della muscolatura dei vasi sanguigni e vasodilatazione, quindi decremento della pressione arteriosa. Altra spezia utile per ridurre i livelli della nostra pressione è la cannella. Cannella, spezia molto utilizzata come aromatizzante nella nostra cucina, viene ottenuta dall'essiccazione della corteccia dell'albero appunto della cannella ed è una spezia utilizzata da anni nella medicina tradizionale grazie ai suoi effetti benefici soprattutto appunto a livello del sistema cardiovascolare, perché è in grado di sempre promuovere il rilassamento della muscolatura dei vasi e quindi la conseguente vasodilatazione, promuovendo la riduzione dei livelli elevati di pressione. E sembrerebbe che un effetto più importante e maggiore si abbia con l'assunzione di almeno per almeno 3 mesi di fila, quindi non è sufficiente assumere per un breve periodo di tempo, ma è meglio proseguire l'assunzione e superare i 3 mesi. Infine, l'ultima spezia di cui vi voglio parlare oggi è lo zenzero. Zenzero, spezia molto conosciuta perché viene utilizzata per il trattamento di numerosissime disturbi e condizioni del nostro organismo, quindi viene un po' considerata la panacea di tutti i mali, diciamo, perché ha numerosissime proprietà benefiche nei confronti del nostro organismo. Lo zenzero è in grado di andare a inibire sia i canali per il calcio sia il famoso enzima ACE, quindi ha una duplice azione e quindi avremo una riduzione piuttosto importante della pressione arteriosa. Considerate che tutte queste spezie e erbe di cui vi ho parlato possono essere tranquillamente utilizzate nella cucina, quindi per aromatizzare le pietanze e le preparazioni alimentari che siete soliti consumare. Ovviamente per avere un effetto più importante, soprattutto diciamo per chi ha già una pressione elevata e vuole riportarla a valori normali, a quel punto è più consigliabile assumere magari degli integratori a base di queste sostanze, di queste erbe. Vi metto qui sotto nella descrizione dei link utili di integratori che sono piuttosto di buona qualità, che potete scegliere da assumere per appunto ridurre i vostri livelli di pressione. Invece un uso a livello alimentare può essere utile qualora noi volessimo prevenire l'innalzamento della nostra pressione, quindi per le persone che sono normotese e non hanno particolari problemi, allora possiamo comunque assumerle quotidianamente per, diciamo, preservare il nostro sistema cardiovascolare. Comunque sia, soprattutto per coloro che già assumono dei farmaci destinati alla riduzione della pressione, è sempre consigliabile chiedere il parere al vostro medico curante o comunque chiedere un parere più dettagliato e specifico per il vostro caso al vostro farmacista di fiducia. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile, grazie per avermi seguito fino a qui. Se il video vi è piaciuto e vi è interessato, lasciatemi un commento, mettetevi un mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!